C'era, non so se l'avete mai visto, un vecchio film in bianco e nero di Frank Capra, La vita è una cosa meravigliosa, e faceva vedere questo film quale sarebbe stata l'esistenza di una comunità senza che il protagonista fosse mai vissuto. L'associazione di cui parliamo è un'associazione che è nata per chi oggi non c'è più, però non è di questo che voglio parlarvi. Voglio parlarvi proprio di quella trama di questo film. Quale sarebbe stata la vita se non fosse successo quello che è successo e non fosse accaduto che tanti amici si fossero messi insieme per non cambiare la vita degli altri, ma soprattutto per dare un sorriso a chi non è fortunato come lo siamo noi oggi. Sono Gianna, la mamma di Antonio, e volendo far rivivere le sue caratteristiche, le sue peculiarità, l'entusiasmo, la gioia di vivere, il sorriso, abbiamo voluto creare questa associazione che porta il suo nome. Questa associazione è nata il 24 marzo del 2011, diventata Onlus nel 2012 e si ispira anche a un versetto della Bibbia che dice che qualunque cosa facciamo ai più piccoli dei nostri fratelli, l'abbiamo fatto a lui. Antonio era disponibile e quindi vogliamo che rimane il suo ricordo, il suo entusiasmo, il suo sorriso e la gioia. Fin dall'inizio la nostra associazione ha rivolto la sua attenzione a bambini disagiati, disabili ed anziani e le nostre attività sono pensate, organizzate e portate avanti con passione al fine di donare loro momenti di svago ed integrazione per fargli sentire la nostra vicinanza ed amicizia. Un gruppo di soci si impegna ad effettuare puntualmente visite di compagnia ad anziani soli. Gli incontri si svolgono in semplicità e cordialità. Noi non facciamo niente di più di ciò che farebbe un qualunque ragazzo quando va a trovare i suoi nonni. Ecco appunto, facciamo i nipoti. Dedichiamo il nostro tempo ai bambini, grazie alla rete di contatti che nel tempo abbiamo costruito. Per una serie di coincidenze siamo entrati in contatto con l'istituto Pia Marta della città União de Vitória del sud del Brasile, che ospita bambini che nascono e crescono in condizioni di estrema povertà, offrendo loro non solo una formazione scolastica, ma soprattutto un'alternativa di vita ed una speranza di futuro. Nel periodo natalizio siamo soliti organizzare una serata di giochi per raccogliere fondi per i bambini dell'istituto. È davvero una gioia poi ricevere le foto di questi bambini dal Brasile che ci ringraziano per il contributo che gli mandiamo. È così che semplicemente divertendoci riusciamo ad aiutare questi bambini meno fortunati di noi. Ma la nostra attenzione è rivolta anche ai bambini malati e grazie all'amicizia nata con le fantastiche volontarie dell'associazione Chiara Paradiso Onlus abbiamo iniziato a frequentare il reparto di oncologia pediatrica del presidio ospedaliero di Nocera. Esperienza forte di arricchimento e di crescita umana che ci motiva a dare sempre di più per donare un sorriso a quegli angeli e alle loro famiglie. Una delle attività più entusiasmanti e gioiose che svolge la nostra associazione è sicuramente la collaborazione con l'associazione Una Speranza Onlus, una delle associazioni presenti sul territorio più attive per quanto riguarda l'ambito della disabilità. Il nostro rapporto, che si può configurare come quasi simbiotico con questa associazione, vede i nostri incontri, che seppur goleardici e festosi, hanno una notevole valenza solidale per quanto riguarda il sostegno che apportiamo ai nostri amici disabili. Proprio per loro abbiamo ideato un evento che si configura come innovativo nel nostro territorio e che vede questi ragazzi come i principali protagonisti. Si tratta del pararaduno solidale di Macchine d'Epoca.
Tra le attività che svolge l'associazione abbiamo il recupero di materiale parasanitario che mettiamo a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno. In pratica ci occupiamo di recuperare questo materiale parasanitario delle famiglie che non lo utilizzano più, al fine di consegnarlo, offrirlo in maniera del tutto gratuita alle famiglie che ne hanno bisogno. Attualmente disponiamo di sedie a rotelle, pannoloni per adulti, girelli, lettini ortopedici, materassi antidecupito e lenzuola traverse. Quindi vi invitiamo, qualora ne abbiate bisogno, a richiederci questo materiale, perché siamo pronti ad offrirvelo. Nel contempo chiediamo alle famiglie che non utilizzano più questi materiali di contattarci, perché abbiamo bisogno di recuperarlo per consegnarlo a coloro che ne hanno bisogno. Si diviene volontari dell'associazione con attiva, costante e cordiale partecipazione. Per saperne di più sulle nostre attività potete consultare il sito www.associazioneantoniofinamore.it e o il nostro profilo Facebook Asso Antonio Finamore, o ancora potete contattarci all'indirizzo email ass.antoniofinamore@libero.it. Se siete un'associazione di volontariato e desiderate collaborare con noi, contattateci. Saremo lieti di allargare la nostra rete, di crescere insieme e di imparare ad amare di più. Se desideri diventare un volontario, quindi un componente della nostra squadra del sorriso, uno di noi insomma, contattaci! Se vuoi disfarti di un'attrezzatura parasanitaria lasciata in disuso nel garage o nella cantina di casa tua, contattaci, saremo ben lieti di rimetterla in circolo prestandola a chi ne ha di bisogno. Se vuoi sostenere le nostre attività, puoi donare il tuo 5 per 1000 con il numero di codice fiscale che potrai vedere in sovraimpressione. E ricorda, si può fare tanto con poco, perché non mettersi in gioco? Antonio era solito chiedere ai suoi amici, dopo momenti vissuti insieme, «Raga, va già fatto sta buono?» Beh, oggi con le nostre attività possiamo dire in coro «Antonio Finamore, ci fai sta buono!»